Domenico De Giorgio, professore Università Cattolica, buon pomeriggio, ben ritrovato. A te Alessandra e a tutti gli ascoltatori, ovviamente. Ecco, purtroppo la situazione è molto dispiacevole, soprattutto vista anche la situazione nella quale ci troviamo, tra l'altro da domenica, Lombardia, Bolzano e Sicilia in zona rossa. Quindi il problema con il Covid, invece di risolversi, diventa sempre più pronunciato. Ci tenevo a sottolineare per chi ci segue che anche in Olanda c'è il crisi di governo perché il governo si dimette per il caso degli assegni tolti alle famiglie. Mark Rutte ha detto distrutte vite innocenti, quindi comunque si dimette l'intero governo. Tornando in Italia, appunto, cercheremo di capire insieme quali sono gli scenari a tuo avviso che si stanno aprendo da adesso in avanti. Ah, è una domanda complicatissima, ovviamente questa, che ti ringrazio di pormi. La sensazione che ho io è che ad ogni modo, da un punto di vista, di mercato, sembra tutto molto anestetizzato, diciamo così. Le reazioni sono blande, a dir tanto. Sul debito italiano, ieri avevamo visto un piccolo allargamento in termini di rendimento, soprattutto sulla parte a 5 anni, la cosiddetta pancia della curva, ma oggi il decennale di nuovo sotto, ampiamente sotto 60, 0,60%. Quindi la sensazione è che da un punto di vista del debito, scossoni non ce ne saranno, non ce ne sono per via della larghissima presenza sul mercato della banca centrale. Ma questo, come dire, è dire poco male, perché la verità è che il rendimento del nostro titolo di Stato non dice più niente, è un segnale piuttosto atrofico, ok? La difficoltà sta invece nel mondo reale, nel mondo del sistema economico. E lì invece purtroppo vediamo che si sconta totalmente la blandissima visione, la scarsa profondità di pescaggio che hanno questi piani che il nostro governo nel tempo va disegnando. Insomma, nel merito le provocazioni di Renzi non sono errate. Nel metodo, evidentemente, provengono da un soggetto che ha bruciato la propria credibilità e quindi rende la sua azione, benché, ribadisco, nel merito appropriata, nel metodo molto discutibile. Quindi la mia sensazione è che purtroppo non se ne caverà molto. Si creerà un altro governo e a quel punto i problemi reali che abbiamo, insomma, la lettura del recovery plan italiano è disarmante nella assenza di una coerenza nel piano proposto. Quindi i nodi, purtroppo, pur venuti al pettine, mi pare chiaro che non verranno risolti, e questo è il grande problema. Quindi, crisi o non crisi, il tema di fondo rimane. Cioè, il termometro del debito pubblico è chiaramente alterato in senso negativo, perché non dà la sensazione di un paese che arranca sotto tutti i punti di vista, e quindi andiamo avanti prevalentemente con la nostra tipica buona volontà, ecco, diciamo così. Parlando del debito pubblico, intanto vorrei citare i dati appunto che sono arrivati da Banca d'Italia. Resta sostanzialmente invariato il livello del debito pubblico a novembre. Secondo i dati diffusi oggi da Banca d'Italia, il dato è risultato pari a 2.586 miliardi di euro dal record di 2.586,971 miliardi di ottobre. Quindi sicuramente i livelli di debito sono molto molto importanti. Parlando appunto di questo, è una preoccupazione in questo momento o meno? Possiamo, come dire, chiudere l'occhio in questo istante almeno? Ecco, il problema è proprio questo, che gli occhi li chiude non solo l'osservatore, l'analista, ma anche il mercato. Quindi
Il faro che il mercato ha avuto nel corso del tempo sul debito italiano, quindi poi il rimetterci in riga un po', se vuoi, passami il termine, è sostanzialmente svanito. Quindi il fatto che l'Italia addirittura si sia riuscita ad assestare a un livello di debito assoluto, come hai appena citato, in leggera contrazione, o in sostanziale parità, diciamo così, perché poi alla fine si parla di bazzecole, è proprio legato al fatto che la fame di rendimenti che c'è sul mercato, indotta dalla repressione finanziaria, no, sollecitata dalle banche centrali, rende praticamente lo stock di debito e la sua traiettoria al momento indifferente al mercato. E questo è molto preoccupante perché questo toglie dal decisore politico la responsabilità della bontà delle scelte che va a varare. Quindi il mio problema con la situazione attuale è proprio questo, che la qualità delle misure messe in campo non si riflette in un andamento penalizzante a sufficienza nello strumento finanziario che invece incapsula proprio nel lungo termine la capacità di stabilità, solidità dell'emittente stesso. Quindi la mia paura è proprio questa, che dal pantano della decisione politica nella quale ci troviamo non se ne viene fuori con una visione, se ne viene fuori con un andiamo avanti, e in questo andiamo avanti l'anestesia che c'è sui rendimenti dei titoli di Stato rende il decisore pubblico, politico in particolare, incapace di prendere le decisioni che servono, quindi utilizzare al meglio questo diluvio di denaro che ci arriverà proprio grazie alle misure europee. Infatti, oggi Ignazio Visco, il governatore ovviamente di Banca d'Italia, ha detto che gli istituti bancari di minori dimensioni sono più esposti agli effetti della pandemia da coronavirus e saranno quelli più colpiti. Possiamo appunto immaginare un M&A, come dire, un consolidamento, un ulteriore consolidamento nel 2021 per quanto concerne in particolar modo l'Italia. Che questo periodo di consolidamento è già partito con Intesa e BPM, però che cosa segue? E purtroppo segue la logica del first come, first serve, no? Chi prima arriva meglio si alloca. Sostanzialmente qua il tema è questo, che in Banca Intesa ha fatto un'operazione, come dire, geniale da un punto di vista del posizionamento sul mercato, scegliendo il meglio che c'era in Italia. E chiaramente se tu vai ad aggregare delle realtà che già di loro sono zoppicanti, oppure se ad un soggetto sano accolli un soggetto molto malato, addirittura moribondo, chiaramente non crei valore. E quindi si sommano due fattori qua: il proliferare della zombification del sistema economico, che è un tema oramai vastamente studiato anche nell'Accademia e dagli economisti, secondo cui la profittabilità delle aziende declina in maniera irreparabile, tanto più quanto più se ne tengono in vita, per effetto dei tassi molto bassi, alcune che dovevano invece andare gambe all'aria, diciamo così. Se queste aziende rappresentano il nocciolo duro della clientela, della base clienti di queste realtà bancarie che noi vorremmo salvare per aggregazione, chiaramente da un punto di vista di sistema distruggiamo valore, non ne creiamo mica, perché andiamo a sommare realtà bancarie la cui base clienti, specie in Italia dove le aziende sono medio piccole, è fondamentalmente minata. Ecco, quindi in questo contesto le parole dei banchieri centrali e dei banchieri italiani, in particolare in questo caso Visco, hanno senso, però nel particolare, quando vai ad aggregare realtà bancarie il cui attivo di bilancio è rappresentato da un proliferare di aziende decotte,
forte, come tipicamente è in questo regime di tassi ultrabassi o negativi addirittura, ecco che non stai facendo un gran servizio al sistema bancario. È interessante notare poi, peraltro, che dall'altra parte dell'oceano, proprio poco fa, JP Morgan mandava, come dire, rassegnava una serie di risultati straordinari, come dicevi pure tu. Proprio grazie a cosa? Grazie al fatto di aver potuto derubricare, quindi disappostare dal bilancio delle poste che, guarda tu, erano state messe lì proprio per, come dire, creare un buffer, un cuscino contro la crescita dei non performing loans per effetto della pandemia Covid-19. Quindi vedi proprio questo cuscinetto, questo ammortizzatore che si allarga e si restringe su un sistema bancario che è fondamentalmente diverso da una parte e dall'altra dell'oceano. No? In Italia, in Europa, con i tassi negativi per così a lungo, abbiamo creato le precondizioni per un allarme di cui non ha fatto mistero neanche Draghi di preoccuparsi in uno degli ultimi, del primo report di questa iniziativa della quale fa parte lui, intergovernativa sovranazionale, che proprio ammoniva sul fatto che il proliferare delle aziende zombie e quindi il declino della produttività marginale del sistema economico per le banche rischia di diventare la vera palla al piede laddove anche i tassi dovessero salire. Ecco, invece tornando alla crisi di governo, che sicuramente magari hai detto che molto probabilmente ciò che ha detto Renzi ha senso, però dall'altra parte diciamo che in gioco il progetto forse più importante non per l'Italia ma per l'Europa, ovvero mi riferisco al Recovery Fund. Quindi cerchiamo di capire che tipo di ripercussioni potrebbero esserci appunto su questo piano, su questo progetto europeo, se Conte non riuscirà a, come dire, comporre la maggioranza, perché secondo ovviamente i sondaggi, molto probabilmente se si dovesse andare all'elezione vincerà la destra, e la destra, diciamo così, non è molto friendly a livello progetti europei. Purtroppo Alexandra, è un tema complesso, un tema molto complicato, perché appunto è come quando ti trovi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Cioè, la critica profonda che va fatta a questo tempismo della scelta di Italia Viva, quindi di Renzi, è di essere arrivato in un momento inopportuno, mettiamola così. Quindi poteva benissimo, vista la qualità dell'azione di governo. Nessuno si sarebbe stupito se Renzi avesse fatto questo movimento, non so, a giugno, a luglio del 2020. Quindi arrivare adesso in effetti è complicato. E quindi dovremmo accontentarci ancora, mi sa, del meno peggio, cioè di questo compromesso che in qualche maniera verrà fuori semplicemente per tenere la barca a galla, ma la mia preoccupazione, che è molto condivisa a livello, come dire, di osservatori economisti e osservatori, è proprio quella che, in una logica del meno peggio, se è vero che da una parte potremmo salvare il piano, come dire, offertoci dall'Europa, dall'altra lo salveremmo con una qualità molto bassa. E quindi nel medio termine cosa fa peggio? Avere di meno o fare male? Capisci che sono scelte difficili da misurare in termini quantitativi, però la sensazione che abbiamo tutti è che questo recovery plan, per così come è stato partorito, quindi al netto delle quantità di allocazione da una parte e dall'altra dei capitoli di bilancio, senza un impianto realmente spendibile in termini di riforme strutturali che sono comunque assenti, perché ricordiamo che le famose riforme a costo zero, pubblica amministrazione, giustizia, burocrazia in senso lato in Italia non sono mai state fatte ed è proprio lì che si inceppano i meccanismi di spesa. Quindi dobbiamo sempre ricordare che la crescita non è fatta di pura spesa, anzi tutt'altro, è fatta prevalentemente di una cointegrazione di una buona pubblica amministrazione, una buona amministrazione della giustizia, un discreto
numero di investimenti pubblici, un'istruzione, una ricerca, uno sviluppo, una scuola. Quindi sono tanti pezzi i quali possono essere molto difficilmente messi a posto ora. Quindi l'outlook non è particolarmente roseo, comunque tu la metta, sia che il recovery plan rimanga in piedi, sia che Conte riesca a riassemblare una nuova maggioranza, sia che non lo faccia, la prognosi non rimane particolarmente benigna, almeno dal mio punto di vista. Ecco, invece avrei voluto toccare un altro argomento che sono nuovamente ecco, le misure intraprese dal governo per quanto concerne il Covid, insomma, tutto ciò che sta accadendo perché abbiamo un nuovo DPCM firmato oggi e ovviamente Alto Adige, Lombardia e Sicilia rimangono. Diventano zona rossa e quindi, siccome noi siamo sempre in Lombardia, il che vuol dire che più o meno da fine ottobre, inizio novembre, siamo praticamente stati sempre e comunque chiusi. Intendo dire, cambia poco se ci si può spostare tra le regioni o meno, perché comunque il motto iniziale del governo era rimaniamo chiusi, questo dico a novembre, per salvare il Natale. Si è visto come abbiamo salvato il Natale perché è successo tutto ciò che è successo, insomma, tante persone non sono riuscite a raggiungere i propri cari, ma a livello economico, per quanto tempo possiamo ancora rimanere a casa? Perché io continuo a ripetere questa domanda a tutte le persone, però mi chiedo come da inizio pandemia, dopo un anno, perché effettivamente a febbraio ci sarà un anno da inizio pandemia, le misure rimangono quelle che sono, ovviamente non solo in Italia, per carità, anche insomma, è un approccio adottato da tutta l'Europa. Ovviamente si deve dire che in Olanda, per esempio, in Austria ed altri paesi le misure sono state molto più leggere rispetto a quelle in Italia e la Francia, possiamo anche includere la Germania. Però, come mai dopo un anno sempre le stesse misure, sempre le persone chiuse, sempre l'economia quasi, non pienamente, ma quasi arrestata, e quanto tempo possiamo continuare a rimanere chiusi in casa? Alexandra, tu mi fai domande che chiaramente non hanno una risposta, perché siamo in una situazione di, come dire, minimizzazione del danno. Sì, Quello però, che si può. dicevo che qua molto probabilmente si fa una scelta importante, salvare le vite da Covid, che comunque non si riescono a salvare perché i numeri sono incredibilmente alti, che non si riesce a capire anche come, visto che le persone stanno a casa, e nello stesso tempo però tantissime persone, tantissime partite IVA magari guadagnano meno della metà a ciò che guadagnavano un anno fa, tantissime persone sono tuttora in cassa integrazione, questi soldi, chiunque sia in cassa integrazione sa bene che i soldi non bastano per affrontare le spese, la vita in Lombardia, in particolar modo a Milano, è molto cara, quindi qua rimane un trade-off importante, salvare le vite umane da Covid o salvare la fame. Allora, questo dilemma, Alexandra, si scioglie chiaramente in termini economici, almeno in termini di teoria, ok? Nella necessità di dover comunque salvare le vite, perché? Perché il non salvare le vite, consente all'epidemia di andare praticamente incontrollata in giro. E quindi di arrecare poi un danno dal quale non ci si riprende in ogni caso. L'esempio di scuola che si fa in questo momento è quello che sta succedendo un po' in Inghilterra, ok? Dove c'è stato un approccio un pochino più lassista durante il periodo pre-festività natalizie, e in Brasile, dove un'altra variante, Manaus in particolare, sta causando in un contesto demografico completamente diverso dal nostro una ecatombe. Quindi purtroppo è un dilemma apparente quello di salvare le vite o salvare l'economia. Quello che bisognerebbe chiedersi invece è perché non si è riusciti dopo la prima ondata ad attuare un sistema di monitoraggio, di tracciamento, di tamponatura preventiva
diverso da quanto non sia accaduto nel mese di marzo-aprile, quando eravamo chiaramente non pronti all'epoca. Quindi qui la responsabilità politica è chiara. Prendi il Veneto che ha, come dire, è riuscito a mascherare le carte per rimanere in zona gialla durante tutto il primo, la prima parte dell'autunno. Ecco, in assenza del sistema di tracciatura e di tracing ideato dal professor Crisanti, è diventato praticamente una palla fuori controllo nel sistema Italia. E quindi questo rende il sistema economico più stabile? I dati ancora non li abbiamo chiaramente a livello regionale, addirittura per poter fare una comparazione tra, non so, il Veneto e la Lombardia, ad esempio, visto che sono molto contigui. Ma la sensazione che c'è, guardando un po' a livello globale, è che il trade-off è apparente, cioè non è che lasciando l'epidemia correre si ottenga un vantaggio, perché comunque si arriva a un punto in cui la bolla si gonfia talmente tanto che bisogna rifermarsi nuovamente. Quindi stanno venendo fuori adesso ipotesi, no? di creazione di passaporti sanitari basati sulla somministrazione del vaccino, ad esempio. Ecco, tutti i temi questi che, se pensati 8-9 mesi fa, come alcuni avevano fatto il professor Carlo Alberto Canevale Maffè con la professor Fuggetta nel mese di marzo-aprile, avevano fortemente suggerito questo tipo di ipotesi anche a livello governativo nella famosa Sì, poi non è molto democratico, però ci tenevo a dirlo, magari perché poi i diversi paesi non potrebbero dire ok, se uno non è vaccinato non può entrare. Poi alcune persone che non sono arrivate anche ai 30 anni non saranno vaccinati nemmeno dopo un anno. appunto, Il che vuol dire, che quindi cosa vuol dire? Che noi non possiamo viaggiare nei prossimi 2 anni finché non saremo vaccinati? Ma guarda, Alexandra, che quando saranno le compagnie aeree oppure i provider di servizi a deliberarlo in maniera unilaterale, noi saremo comunque non pronti. Quindi qui appunto c'è da fare una scelta di metodo. Ci sono alcune scelte meno sbagliate di altre, mettiamola così. Continuare a scegliere sempre la scelta sbagliata non pare portare particolari vantaggi a nessuno. Ecco, in particolare il nostro paese si trova ancora nel confronto tra le best practices a livello internazionale, ultima se non adesso per la questione dei vaccini, che sembra che abbiano preso una velocità di crociera finalmente più che normale. Ripeto, è difficile trovare, non c'è un silver bullet qui che risolva la questione. Ci sono una serie di decisioni che vanno prese in maniera organica secondo quello che funziona meglio. Continuare a fare quello che funziona peggio è chiaramente non porta vantaggio a nessuno. Ad esempio, aver ridotto in maniera folle il numero di tamponi, no? Di quelli buoni, quelli molecolari. Non ci ha portato nessun vantaggio nel predire l'andamento della pandemia. Da novembre e dicembre in avanti è crollato il numero di tamponi rispetto al numero di morti, ovviamente, che stiamo misurando. Quindi ci sono, ripeto, è un discorso complesso da fare che va affrontato in maniera pacata, ragionando, però non c'è la soluzione. Chiaramente però ci sono, come dire, alternative meno peggiori di altre. E in questo caso bisogna un pochino cospargersi il capo di cenere, quando si sbaglia, cambiare strategia e adottare una nuova practice. E in questo l'Italia non mi pare che abbia fatto grandi passi avanti. Io guardo sempre al Veneto, che era stato un pioniere nella prima ondata, proprio nella mitigazione dei cluster di contagio. E poi si è completamente perduto nella seconda, proprio per una bagarre politica e non scientifica su come gestire la seconda ondata, cercando in quel caso di sposare un po' la tua tesi del salviamo l'economia o salviamo le vite. Alla fine hanno perso tutti, perché sono morte tantissime persone,
Il sistema economico ovviamente non si è ripreso perché comunque hai delle restrizioni piuttosto importanti e quindi chi vince? Una domanda complessa. Assolutamente sì, concordo. Io ci tenevo solo a ribadire che comunque le vite umane purtroppo non sono state salvate perché già ammontano a livello globale poco più di 2 milioni, quindi nonostante con le strette purtroppo ci sono state troppe vittime. Grazie mille a Domenico De Giorgio, professore Università Cattolica, grazie per essere stato con noi, a presto. Buon pomeriggio e buon weekend per quanto possibile. Grazie.